parte, che si lamenta per gli autobus che non sono sicuri. Anche oggi sul giornale abbiamo un articolo di comitato di cittadini che si lamenta perché vengono usati autobus vecchi, che non hanno un funzionamento regolare, che non garantiscono gli orari. Noi diciamo che siamo qui proprio perché vogliamo che Bus Italia garantisca un servizio efficiente, che Bus Italia garantisca alla cittadinanza un servizio che si possa definire tale, che si possa pensare di vedere rispettati gli orari, che si possa pensare di vedere rispettati tutti i giorni quelli che sono le corse che dovrebbero essere effettuate, si possa pensare di poter girare in questa città anche oltre le 8 di sera, perché questo è un dato importante. Su questa cosa noi diciamo che oggi siamo qui più per questo motivo che per garantire i diritti dei lavoratori. Siamo qui proprio perché la situazione è ormai arrivata al tracollo. Anche oggi abbiamo visto che l'azienda, pur di far finta di niente, pur di dimostrare che in realtà il servizio c'è, ha costretto lavoratori interinali a fare i doppi turni, ha costretto funzionari a sedersi alle biglietterie e vendere i biglietti, proprio per dimostrare che comunque il servizio funziona. La realtà invece è quella di tutti i giorni, un servizio che non funziona, che non viene garantito, che non garantisce ai cittadini e alla popolazione la possibilità di contare sul servizio pubblico, e quindi sono costretti poi gli utenti a servirsi di auto, a servirsi di mezzi propri. Noi diciamo chiaramente che siamo stanchi di questa situazione, siamo stanchi di un'azienda che da quando è arrivata ha praticamente distrutto il trasporto pubblico.